Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Le Perle di Vale. Oggi andremo a vedere come si fa una pochette con la raffia, ma prima vi volevo fare vedere un'altra borsa, questa, che ho fatto sempre con la raffia e ho usato i manici di Pandal, che poi vi metto nell'info box anche i codici di queste. E questa è un'altra borsa, un po' più grande, capiente, vedete, sempre in raffia. Mentre oggi andremo a fare questa pochette appunto in raffia. Come vedete, io ho messo anche la mia etichetta, questa mi è stata fatta da un ragazzo di Napoli ed è bravissimo e me ne ha fatte tantissime, vedete. Poi vi metto i riferimenti nell'info box se anche voi volete le targhette personalizzate. Come ho detto, andremo a fare questo tipo di pochette. Vedete, ho messo la catena, ho messo una chiusura a cartella, perché questa, essendo molto diciamo molto dura, perché c'è la rete e la raffia, avevo paura che con la chiusura calamita non stava chiusa, quindi ho preferito mettere questa chiusura qui. Poi ho inserito una catena dove ho fatto io degli occhielli perché non avevo i ponticelli. E niente, io spero che questo video vi piaccia e vi lascio al video tutorial. Vediamo quello che ci serve per fare questo video. Allora, io ho preso questa raffia su Pandal e questo è il codice, così o così, non mi ricordo mai come devo farvelo vedere dalla parte giusta. Comunque questa è la raffia, poi vi metto comunque anche il link nell'info box. Poi abbiamo bisogno di rete, perché io lo farò su rete, e questo è un kit sempre preso su Pandal e questo è il codice. E io farò questa pochette piccolina, è proprio un video per fare veloce, però molto carina, e viene in questo modo qua, così e così, che si può tenere sia a mano che mettere una piccola catena, ma poi vedremo alla fine come finirla. Poi sicuramente dovremo andare anche a foderarla, ma quello ve lo faccio vedere dopo. Adesso iniziamo. Io userò un uncinetto del 4, non so se si vede, e andrò a passare tutta la raffia in tutti i nostri buchi in questo modo. Ora vi faccio vedere. Ok, ci facciamo un cappietto così. Allora, questo sarà il nostro esterno e questo l'interno, quindi togliamo questo pezzettino qua che non ci serve, questo lo tagliamo. Ok, e andremo a iniziare da una parte qualsiasi, o qua o in basso, non fa differenza. Abbiamo detto che questo è l'al dritto, quindi mettiamo il nostro cappietto in fondo e decidiamo se lavorare per così o per così. Io andrò a fare per così, per il lungo. Ok, quindi andiamo nel primo buco. Il primo è un po' stretto perché c'è la curva, e andiamo a lavorare in questo modo. Dobbiamo fare delle catenelle, semplicissimo, vedete, teniamo, passiamo l'uncinetto sotto, tiriamo su la raffia e facciamo una catenella in questo modo.
allunghiamo un pochettino, andiamo a passare sotto e incrociamo, vedete? Continuiamo, andiamo nel quadratino sottostante, prendiamo e passiamo in questo modo, facilissimo, vedete? Poi tiriamo su un po' la raffia, prendiamo e passiamo nella catenella, ancora sotto, passiamo e andiamo a prenderla, vedete? Si fa prestissimo ed è molto semplice. Io ora continuo così per tutto, logicamente i laterali li farò poi dopo e faccio tutta il mio la mia base. Bene, come vedete ho già fatto tutta la pochette e ora andremo a fare il contorno di rifinitura. Io ho già messo anche questo gancetto qua, poi vi farò vedere come fare, perché qui andrà agganciata la tracolla. Non avendo dei ponticelli ho fatto in questa maniera, ma poi vi faccio vedere come ho fatto. Bene, adesso andiamo intanto a fare il nostro perimetro di rifinitura. Come facciamo? Prendiamo la nostra raffia e andiamo a entrare, anzi usate un uncinetto un po' più stretto, io ho quello del 3,5. Andiamo a prendere la nostra raffia in questo modo e facciamo dei punti bassi tutto attorno al perimetro in questo modo e andiamo a farci, potete iniziare da qualsiasi parte, non ha importanza, e andiamo a fare il nostro perimetro qui nella curva, vedete, magari ne fate due perché vedete che è arrotondato qua, ok, e ne facciamo due in questo modo e andiamo a fare tutto il contorno di maglia bassa. Vedete? Mi raccomando, andate in ogni quadrettino così. Tiriamo su, in questo modo, vedete? Vedete? E facciamo così, siccome qui quando si piega, vedete, si vedrà un po' di rete sotto, dobbiamo andare a fare anche il punto basso qui, quindi io vi consiglio di fare prima tutto il perimetro così, poi infine fare i laterali, ok? Poi vi faccio vedere. Adesso io intanto continuo e facciamo tutto il contorno, poi vi faccio vedere, ok? Vedete, qui io ho fatto tutto il punto basso, qui non potendo fare il punto basso andrò a fare il punto catenella come ho fatto per questo qua, quindi metto il filo sotto e vado dentro al nostro spazio e tiriamo in questo modo come abbiamo fatto questo. Se passa usate lo stesso uncinetto di cui avete fatto la maglia, se poi non ci riuscite usate il 3,5. Quindi andiamo a passare dentro e a pescare il filo e portiamo così. Vedete che andiamo a coprire quello che si vedeva facendo in questo modo. Sì. E questo è l'ultimo
Vedete, vedete che se adesso andiamo a piegare non si vede, e invece arrivato all'ultimo iniziamo ancora a fare il nostro punto maglia bassa, che viene molto grosso. Facciamo, riprendiamo il 3,5 e andiamo a fare il nostro punto, il punto basso. Vedete? In questo modo, e continuiamo così per tutto il perimetro, e quando siamo dall'altra parte facciamo lo stesso lavoro di questo. Ora siamo arrivati alla fine, vedete? Abbiamo fatto tutto il perimetro, non qui ma qui, poi andremo a fare in un secondo tempo anche questi, e qui chiudo con una maglia bassissima e tiro il filo. Andiamo a tagliarlo. Dopo con l'ago lo porteremo dentro. Ora, come ho detto, andremo a fare i laterali. Iniziamo dal di qua, e qui potete anche, qui anche questo è sul tondo, ma potete fare anche la punta qui, anzi forse è meglio, poi vi faccio vedere come fare, però nulla toglie, se a voi piace il tondo fatelo, e sapete che nella curva dovete fare due maglie, ok? Quindi andiamo ad agganciare il filo. E lo portiamo sopra, anzi scusate, ho sbagliato parte, iniziamo sempre dal di qua, dovete avere il nostro, diciamo i nostri laterali sulla vostra sinistra. Andiamo a prendere il filo e iniziamo a fare la prima maglia bassa per agganciare, e andiamo a fare la prima catenella, scusate, e poi andiamo a fare le maglie basse come abbiamo fatto attorno, scusate, come abbiamo fatto qua. Quindi magari se vi volete portare il filo, la codina sotto, in modo da fermarla in questo modo, vedete? Prendiamo il filo e andiamo a fare tutto il nostro perimetro dei nostri laterali, in questo modo, vedete? Dopo qui, quando andiamo a cucire, ci agganciamo, quindi non si vede lo stacco. Io ora vado a fare tutti e due i laterali e ci vediamo dopo. Bene. Ora che abbiamo fatto tutto il perimetro, vedete, io ho già fatto una aletta, tutto il perimetro dell'aletta. Adesso vi faccio vedere come agganciare il filo. Vedete, allora qui si può scegliere anche di non fare il tondo. Io non l'ho fatto il tondo, cioè non ho fatto le due maglie, ne ho fatta una sola. Logicamente un po' di tondo viene, però quando andrò a cucire vado a prendere queste due maglie e quindi non gli lascio la rotondità. Poi voi volete scegliere, se volete potete scegliere anche di lasciarla. Ora vi faccio vedere come agganciare il filo. Mi raccomando, iniziate sempre con il laterale sulla vostra destra. Andiamo nella prima maglia che abbiamo fatto qua, vedete, vicino alla qui, dopo i fili li mettiamo dentro, vedete qui, in questa maglia qui, ci passiamo l'uncinetto, vedete, in questa, in questo modo, portiamo, vedete, andiamo sotto, qua, ci prendiamo sul filo, in questo modo, e andiamo a fare le nostre maglie basse, così, vedete, questo,
Ok? Vedete? Io preferisco agganciare, però voi potete anche partire, se non volete partire da questa maglia qua, potete anche partire direttamente dalla base, ok? Quindi io adesso faccio anche questa e poi dopo ci vediamo. Bene, abbiamo fatto tutto il perimetro, ho messo dentro tutti i fili, vedete? Prima di cucire e mettere la fodera, che io ho già tagliato, per tagliare la fodera dovete mettere questo sulla fodera e dovete fare la stessa cosa, lasciando i margini di cucitura un po' più largo. Io ho fatto anche una taschina qua, vedete? Questa è facoltativa se la volete mettere e come vedete poi ho fatto dei taglietti qua in modo che quando andrò a mettere a cucire la fodera dovrà venire in questo modo, così, ok? Poi dopo andremo, per ultimo andremo a cucire la borsa, ma prima di mettere la fodera dobbiamo fare alcune cose. Per esempio, prima di tutto dovremo mettere il sotto della borsa, della chiusura. Io ho scelto questa chiusura qui perché, essendo una borsa diciamo un po' rigida, ho paura che quelle calamite dopo non stiano chiuse, quindi ho optato per questa. Poi vi farò vedere come posizionarla, dobbiamo metterla nel mezzo, ma prima di mettere la fodera, mi raccomando. Poi ora dovremo andare a fare anche questo occhiello qui. Come ho detto prima, io non avendo i ponticelli mi sono arrangiata così, con un fil di ferro, guardate, un pezzettino di ferro, e andiamo a ricoprirlo. Come facciamo? Io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 15, 16, diciamo, maglie. Iniziamo con un nodino per fermare, ma questo potete, anche se si muove va bene lo stesso. Dobbiamo fare quindi 16 maglie. Come si fa? Io prendo il filo così nel dito, questo lo passo qua così, vedete, sotto, giro il dito e metto dentro in questo modo e tiro, rifaccio, vedete, metto sotto, cioè tengo così, porto qua, giro il dito e metto il ferro nell'asolina in questo modo. Dio, scusate, mi è scappato. In questo modo e tiro. Vedete? Un'altra volta così, metto il ferretto sotto a tutte e due e entro con il ferro nel cappietto che è venuto e tiro. Vedete? Si fa sempre così. Scusate il mio gatto. Ok? E ne facciamo 16. Fatto 16, ora tagliamo il filo, lasciamo un pochettino lungo. Io prendo come riferimento il giro dell'uncinetto 10 e faccio così, vedete, così, per dare il giro al ferro. Poi allargo un attimino, prendo la metà, quindi come faccio a vedere la metà? Io conto gli spazi, conto gli spazi della rete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sono 7, quindi vado 3, 3 e nella terza metto, e nella terza da sinistra e nella terza da destra inserisco il mio ferretto. Ma attenti, perché dovete mettere uguale tutte e due, quindi se scegliete di metterlo a 1, 2, 3 nel quarto spazio, dovete cercare di contare bene 1, 2, 3 e 4. Quindi andrò a metterlo qui
dall'altra parte, logicamente, passo in questo modo. Questo lo faccio perché abbiamo una rete sotto e quindi è molto sostenuto, quindi viene molto, cioè, ben fissato. Logicamente non potrei fare così se avessi avuto solo maglie. Tiro bene in modo che venga tutto bene tirato il... Dopo i fili li andremo a portare dentro, vedete? Quindi andiamo a fissare in questo modo. Una volta che abbiamo portato dentro è bene stretto perché deve venire coperto tutto il ferro da queste maglie, mi raccomando. Quindi stringete bene in questo modo, vedete? Teniamo, poi facciamo così e così in modo da fissarlo. Poi, per essere sicuri che non esca, facciamo un giro in questo modo, così, e possiamo fare così come volete. Io qua ho fatto così, ma è la stessa cosa, l'importante è che sia ben fermo. Facciamo così anche dall'altro, quindi ecco. Vedete? Io ho pensato di fare così non avendo un ponticello. E vedete che questo qui è abbastanza fisso perché poi c'è la rete che lo tiene. Quindi ora andiamo con un ago a portarci dentro i fili. Questo. Ed è i nostri gancetti per la nostra catena, che poi andrò a mettere questa catena qua. Non metto nessun morsetto, lo aggancerò, aprirò l'anellino e lo aggancerò direttamente, perché essendo una pochette piccola, dopo troppo pesante, non mi piace. Bene, ora andiamo a mettere anche questo, quindi cerchiamo la metà. Allora, questo è il nostro fondo, questo sarà dove viene anche la patella, che poi andremo a mettere l'altro pezzo in questo modo qua, che andrà agganciato così. Quindi cerchiamo di mettere, adesso mi si è agganciato, cerchiamo il mezzo e contiamo sempre i nostri spazi della rete. Facciamo così, allora vedete, abbiamo segnato i due spazi, questi vanno nella sedicesima, così, nella sedicesima riga. Dobbiamo decidere dove mettere. Io metto nel sesto buco il primo gancio, così, vedete che è qui, vedete, e il secondo andrà, vedete, primo qui e il secondo è qua su in alto. Mi raccomando, dritto, ok, in questo modo, vedete. E dobbiamo mettere anche questa, che è il sostegno. Questo possiamo toglierle e andiamo a chiudere le alette. Mi prendo un paio di pinze, ok, vedete, prendete un paio di pinze e tirate giù. E fissatela in questo modo, vedete? Togliamo ed è ben agganciato. Ora, prima di mettere su quest'altro, dobbiamo foderare la borsa e siamo già arrivati al momento della fodera, che andrà
così e andremo a dare tutto un contorno, mi raccomando, lasciate magari visibile il punto dove abbiamo fatto il punto basso, perché così quando andiamo a cucire dall'altra parte non risulta troppo grosso. Ok, abbiamo fissato la fodera, vedete, io le ho fissate con queste mollette e andrò, vedete, l'ho messa un po', cioè diciamo a pari al punto basso. Ora io andrò a cucirlo con un filo di nylon, non so se si vede, ma voi potete anche cucirlo col filo blu e andiamo a cucire tutto attorno in questo modo. Ok, e ora cucirò tutto attorno e i laterali. E bene, abbiamo cucito tutta la fodera, vedete, il taschino è qua, mi raccomando, dalla parte alta. Qui dobbiamo, quando mettiamo la fodera, dobbiamo tenerla un po' tirata per dargli un po' di movimento, così, perché questa sarà la nostra patella e deve chiudersi. Ora andiamo a cucire i laterali in questo modo. Quindi ci serve o un ago così o un ago così, dove abbia la cruna molto larga, perché deve passare il nostro la nostra raffia. Quindi andrò a passare, vedete, nelle asole, nelle maglie, in questo modo, così. Ok, ok, abbiamo finito, abbiamo tutto cucito, la nostra pochette, guardate dentro come è venuta rifinita, guardate come è stata cucita, mi raccomando, state attenti a non lasciare dei punti. Ora andiamo a mettere la nostra, diciamo il nostro gancio, questo qui. Infiliamo nell'apposito suo gancio. E come facciamo per prendere il mezzo? Dobbiamo cercare, vedete, di mettere questo e questi qua a pari, in questo modo, vedete? Schiacciamo un pochettino, perché essendo raffia, in più c'è la rete, è un po' più dura, per quello che io ho scelto come chiusura la chiusura cartella. Ora andiamo a stringere questo, il nostro gancetto, in questo modo, per bloccarlo, così, e così. Piano, senza rovinare il davanti, mi raccomando. Ok, ed ecco qua, vedete, diamo un po' di forma alla nostra pochette. Ora mettiamo la nostra catena. Come ho detto, io non metto nessun gancio qua, ma apro il mio
il mio anellino in questo modo, lo metto nel gancio che abbiamo fatto e chiudo. Io ho preso circa un metro di catena, poi sta a voi, potete farlo più lungo, più corto, come vi pare. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, apriamo il gancetto, in questo modo, e chiudiamo. Ed ecco qua la nostra pochette finita. Potete anche metterci, che so, attaccato qui un portachiavi o come più vi piace. Vedete, in questo modo abbiamo messo un ferro per il gancetto, quindi è molto molto resistente. In più c'è anche la rete, quindi è molto ma molto resistente. E questa io l'ho fatta con la raffia, ma non è detto che uno lo voglia fare col cordoncino. Tutto è fattibile. Col cordoncino viene forse meno rigida, diciamo, perché qui tra la rete sotto di plastica in più abbiamo messo la raffia, in più anche la fodera, capite bene che è venuta una borsina un po' rigida. Qui, come detto, c'è il nostro tasca che abbiamo fatto, che non è obbligatorio farla se non la volete. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete il pollice in su e attivate la campanellina per rimanere aggiornati dei nuovi video che farò. Con questo è tutto, io vi ringrazio di aver guardato il mio video e ciao, alla prossima!